Qualcosa al Chelsea non cambia proprio mai. Le speculazioni sul futuro di Frank Lampard continuano indipendentemente dalla squadra che il team di Rafa Benitez deve affrontare. Il caso Lampard negli ultimi giorni è tornato sotto i riflettori più che mai, dopo che il giocatore ha realizzato il gol partita per l'Inghilterra nell'amichevole disputata contro il Brasile a Wembley. Per Benitez però non è cambiato niente. Sono sempre stato molto chiaro in passato e lo sarò anche adesso e in futuro. Frank Lampard sta facendo un grande lavoro per noi, sta segnando, sta giocando bene, è un ottimo professionista e sta lavorando duro. Ma è tutto ciò che posso dire, perché io sono solo l'allenatore. Del resto si occupa il club. Magari lui può cambiare le cose continuando a collezionare record e a me farebbe piacere. Mentre Lampard sfida le resistenze del Chelsea a suon di gol, Benitez deve decidere chi schierare in attacco dal primo minuto contro il Wigan. Al momento sembra che voglia continuare la sua politica di rotazione degli attaccanti, con Fernando Torres che dovrebbe rimpiazzare Dembabà, che si è fratturato il naso la settimana scorsa. Non è che sto cambiando perché voglio farlo, è perché devo, tatticamente. E posso farlo grazie alle qualità dei miei giocatori. Anche perché Dembabà non può giocare in Europa League. Dobbiamo gestire entrambi, Ba e Torres, in ogni partita e vedere come stanno in allenamento. Ovviamente questa settimana con l'infortunio al naso di Ba dobbiamo ragionare diversamente. Se qualche volta potranno giocare insieme li schiererò, ma non dobbiamo sbilanciarci, quindi devo scegliere o uno o l'altro. Benitez sa che avrà bisogno di fare la scelta giusta perché il Chelsea non vince ormai da 4 giornate. Niente più di un passo falso contro la terzultima in classifica potrebbe portare la pressione sul tecnico spagnolo a livelli intollerabili per lui e per Roman Abramovic.